Con grande piacere porto il saluto dell'amministrazione comunale di Pordenone la ricorrenza della giornata della memoria. Ringrazio per la loro preziosa presenza il professor Cabib col suo intervento ed Eliseo More, rappresentanza dell'ANED. Li ringrazio perché? Perché penso che non ci sia film, libro, pièce teatrale che possa rievocare con la stessa forza del ricordo diretto di chi ha vissuto quell'esperienza la tragedia immane della Shoah e dello sterminio del popolo ebraico. Poter sentire dalla voce diretta di chi stava nei campi di concentramento e che ha visto morire i propri compagni di prigionia, i propri amici, e che poi è ritornato a casa portandosi quelle cicatrici che non si vedono, che sono le cicatrici dell'anima, credo che sia il modo migliore per onorare questa ricorrenza. Tuttavia la serie di iniziative che il Comune ha voluto mettere in campo, nonostante le limitazioni, le prescrizioni e i divieti del Covid, ha un significato profondo. E cioè quello di non pensare alla giornata della memoria come una semplice ricorrenza, come una circostanza, come un post-it appiccicato su un calendario, ma la necessità invece di rendere viva la memoria e il significato di questa giornata ogni giorno. Perché? Perché io credo che il virus dell'antisemitismo sia stato in qualche maniera inoculato nella cultura occidentale. Oggi, grazie all'educazione, all'istruzione, alla scuola, all'attività delle istituzioni, abbiamo tutti consapevolezza di ciò che capitò 75 anni fa e di ciò che non deve e non può più capitare oggi. Tuttavia, altri fondamentalismi, in modo esplicito, in modo subdolo, anche nel cuore d'Europa, mostrano il loro profilo minaccioso. Ecco perché occorre irrobustire questo anticorpo, ecco perché occorre ancora informazione, cultura, istruzione, impegno da parte delle istituzioni. Se ciò che è capitato nel passato non capiterà più, altri rischi si affacciano all'orizzonte. E sono rischi concreti che si manifestano con attentati, che si manifestano anche in forma molto più blanda e morbida attraverso articoli, attraverso il dilagare del politicamente corretto che spesso nasconde delle frange di antisemitismo e di discriminazione nei confronti del popolo ebraico. Bene, credo che le istituzioni tutte, indipendentemente dalle appartenenze politiche, dal retaggio ideologico, culturale, dal loro posizionamento all'interno del Parlamento, debbano in questo momento parlare con un'unica voce. Perché se da un lato dobbiamo ricordare e onorare chi morì nei campi di sterminio, chi sacrificò la propria vita per la libertà, dall'altro lato non possiamo permetterci assolutamente il lusso di vedere serpeggiare una cultura che fa della discriminazione, dell'odio e dell'eliminazione fisica della cultura europea e del popolo ebraico una propria bandiera, ed è un compito che spetta soprattutto ai nostri ragazzi e ai nostri giovani.